Il magazzino A era stato incendiato. Il giorno dopo il governo ha fatto chiudere l'azienda di mio padre perché non avevamo ottenuto la licenza. Un giorno ho ricevuto una minaccia di morte, via mail. Non l'ho presa sul serio. Poi, 2 settimane dopo, sono stata licenziata e ho perso il mio posto al Dipartimento degli Interni. I whistleblowers sono i dipendenti di un'azienda che denunciano un illecito di cui sono testimoni sul luogo di lavoro. Dico dipendenti, ma intendo anche i consulenti esterni all'azienda o qualunque tipo di collaboratore aziendale che vede che c'è qualcosa che non va. I whistleblower denunciano una frode nell'interesse pubblico perché c'è bisogno di una campagna a tutela dei whistleblower, perché non c'è una legge che li protegge. Noi chiediamo questo, noi chiediamo che ci sia una legge in Italia che protegga i whistleblower. Da che cosa? Dalla discriminazione che possono subire sul luogo di lavoro, dal licenziamento, e parlo di casi concreti, cioè queste sono storie che succedono oggi in Italia, non domani. Ma attualmente i whistleblower subiscono discriminazioni, subiscono il licenziamento, non trovano lavoro da nessun'altra parte perché chiaramente nessuna azienda vuole in pancia qualcuno che possa fargli le pulci. Ma ricordiamoci che cosa fanno di bene per il paese. Denunciano una corruzione, denunciano nell'interesse pubblico, denunciano una frode che è in danno alla collettività. La campagna che noi abbiamo lanciato insieme a Transparency International nel luglio del 2016 ha superato le 50.000 firme. Ovviamente non sono abbastanza, quindi c'è bisogno di molte più firme e lancio qui un appello per firmare la nostra petizione. Ma devo dire che già con le firme che abbiamo ottenuto abbiamo potuto fare una pressione al Senato, che è il destinatario della nostra petizione, affinché discuta al più presto e approvi la legge che attualmente è in Commissione Affari Costituzionali del Senato e che ancora non ha visto la discussione. Nella legge devono assolutamente essere contenuti 2 aspetti che l'attuale disegno di legge non prevede, che sono l'estensione to cure al settore privato ed in secondo luogo il fondo economico a sostegno dei segnalanti, che ripeto sono persone che possono perdere il lavoro, dover affrontare una causa di lavoro, quindi delle ingenti spese legali, possono avere dei problemi di natura psicologica perché chiaramente ricevono mobbing e ritorsioni sul luogo di lavoro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.